Bisogna stare zitti, testa bassa e pedalare. La verità è che in Serie B la concretezza conta e noi ci dovremmo abituare, altrimenti si viaggia verso il fondo invece che salire di classifica. Dopo due sconfitte casalinghe consecutive contro Ascoli e Brescia, il Como torna in trasferta contro il Lanciano, pensando a fare risultato e punti, ma soprattutto a non prendere gol dopo aver subito sette reti in 180 minuti. Ripartiremo cercando di cancellare queste due partite da quello che facevamo prima, andiamo a Lanciano con l'idea di non prendere gol. Il che non vuol dire che insomma, la squadra giocherà solo in fase difensiva, ma cercheremo di essere molto compatti, di chiudere tutti gli spazi, come abbiamo fatto in altre partite. Naturalmente per vocazione non rinunceremo mai a fare qualcosa in fase offensiva, evidentemente, però lo faremo con più razionalità. Un Como più attento e più compatto in entrambe le fasi, dunque, con un modulo diverso. Sabatini è pronto a passare dal 3-5-2 al 4-3-1-2 con Sbaffo o Bessa come trequartista e Gerardi Ganz come coppia d'attacco, vista l'assenza di Ebagua, squalificato per due giornate e proprio nel momento di maggiore crescita. Mi secca molto sta cosa qua. Dei due turni, perché comunque al di là che si allena, perché adesso sta facendo allenamento differenziato a parte, di grande intensità, ma l'intensità che ti dà la partita non si ricostruisce mai in nessun modo. Lui era in crescita evidente. Una volta che c'era arrivata, adesso sto stop, non ci vuole.